voi una breve recensione della mia nuova asciugatrice. Una breve recensione, proprio breve breve, perché adesso vi racconterò il perché. Noi abbiamo avuto per 5 anni una asciugatrice della Aege, non ricordo il modello, ma quando ce l'avevano venduta, ma anche tuttora sinceramente, quando si cercano informazioni sulla Aege, sulle lavatrici o asciugatrici Aege, ce l'avevano venduta tra virgolette come, non dico pari della Miele, io infatti ho una lavatrice Miele, ma abbastanza concorrenziale, più o meno sulla stessa tacca, sullo stesso livello della Miele. La nostra asciugatrice Aege ha funzionato benissimo per 5 anni senza darci il minimo problema, pensiero, asciugando benissimo tutto quanto. Noi asciugavamo principalmente cotone sulla nostra asciugatrice e avevo fatto vari video tra l'altro sulla nostra asciugatrice perché proprio l'adoravo anche senza bambini. Adesso con l'arrivo di sole l'ho trovata davvero indispensabile e fondamentale. Sottolineo che io vivo in Valpadana, per cui i tassi di umidità sono veramente al massimo. Noi viviamo in condominio, non abbiamo spazio dove poter stendere fuori, e stendendo dentro ci si genera talmente tanto umidità che ci si ammufferebbe tutta casa, e comprare un'asciugatrice è praticamente un investimento sulla casa, perché se non compri un'asciugatrice ti si ammuffisce casa. È stata quindi fondamentale nel corso degli anni come coppia, nel corso degli ultimi 5 anni. Poi con l'arrivo di sole non penso sia stata sole il problema, e neanche il fatto che abbiamo iniziato ad utilizzarla tanto di più, perché non mi pare. Fatto sta che da un giorno all'altro proprio ha smesso di funzionare, forse si era bruciata la scheda. Noi non amiamo molto buttare via le cose, abbiamo chiamato un tecnico per valutare se valeva la pena sistemarla, se valeva la pena aggiustarla, perché era nostra ferma intenzione aggiustarla. Fatto sta che riparare la scheda, quindi avrebbero preso la sua scheda e l'avrebbero riparata, sarebbe costato un occhio della testa. Cambiarla completamente ex novo ci sarebbe costato di più di quanto poi abbiamo pagato questa asciugatrice qui, per cui veramente abbiamo detto caspita. Tra l'altro ci si è rotta caso nella se sentite rumori è solo che sta giocando, scusate, però bisogna ottimizzare i tempi, quindi Sole gioca e mamma fa il video. Dicevo che ci si è rotta caso durante la settimana del Black Friday. Io non amo il Black Friday, però caso avevamo proprio bisogno di un'asciugatrice, l'abbiamo trovata a un ottimo prezzo il giorno proprio del Black Friday e ci siamo trovati costretti a cambiare asciugatrice. Chi ce l'ha portata via tra l'altro è rimasto stupito che abbiamo dovuto cambiare la nostra Aege. Noi l'amavamo con tutto il cuore, a me è dispiaciuto davvero tantissimo essere costretta a cambiarla, ma tra l'altro chi l'ha portata via ha notato la differenza di peso fra questa e la Aege. La Aege pesava di più, quindi probabilmente, immagino io, avesse più solidità. Per questo non mi sento di farvi una grande recensione su questa, perché vi avrei fatto un'ottima recensione sulla Aege fino a che non si è bruciata esattamente al quinto anno e qualche giorno. Praticamente noi avevamo preso la Aege con garanzia di 5 anni, avevamo pagato di più per avere proprio la garanzia di 5 anni. La garanzia di 5 anni scadeva a luglio, noi si è rotta a novembre, per cui ciao! E quindi non mi sento più di fare recensioni di nessun tipo finché non è passato il tempo della garanzia, perché non si sa mai. Quindi, che dire, abbiamo comprato questa, è una Bosch, è una marca tedesca, per cui spero di potermi fidare. So che non è altrettanto buona sulla carta, e con l'altra di nuovo mi trovavo benissimo. Questa è molto più basica, perché quando si apre lo sportello all'altra si accendeva una luce interna, quella luce interna non c'è. Quando poi giri qua per vedere appunto il tempo che ti ci vuole per avere un cotone extra asciutto, che è il programma che utilizzo io principalmente, questa mi dà
Questa mi dà 4 ore e 11 minuti, mentre l'altra mi sa che in 2 ore e mezzo circa aveva finito il programma. L'altra teneva 7 kg, questa ne tiene 8, per cui non c'è grande differenza. Sempre qui c'è il cassetto dell'acqua che bisogna scaricarla. Adesso le asciugatrici moderne hanno un unico cassetto per questo, per la lanugine che si forma, e mentre la mia ne aveva di più, per cui vabbè, adesso cambia veramente poco. Questo è il gesto che faccio per pulirla, veramente un secondo. E poi lì sotto c'è il filtro che deve essere pulito meno spesso. La cosa che in realtà a me piace molto di questa asciugatrice è che sì, mi segna 4 ore, ma non sono reali. Ogni volta che poi metti dentro qualcosa ci mette sempre meno, in realtà ci mette pochissimo. Non l'ho mai cronometrata sinceramente, però ci mette molto meno della precedente. Tra l'altro io non sono un tecnico, per cui non me ne intendo, quindi non so dirvi qual è la tecnologia che ci sta dietro. L'asciugatrice che avevo precedente aveva una tecnologia diversa da questa. Questa è a pompa di calore, quindi ottimizza l'energia, ottimizza la spesa, e infatti secondo me con questa andiamo a spendere molto meno di elettricità. Ottimizziamo i consumi dal punto di vista proprio di elettricità, ottimizziamo i consumi proprio dal punto di vista tempo, perché sulla carta ci mette di più ma in realtà ci mette molto meno. Non so con che criterio, però le cose vengono ben asciutte. In tanti mi dite sì, ma le lenzuola non ti vengono iper stropicciate eccetera? Non mi vengono stirate le lenzuola, cioè devo ammetterlo, non è che vengono stirate, ma non me ne frega letteralmente niente. In tanti mi dite ma come fai a dormire con le lenzuola stropicciate? Io dormo benissimo, perché quando dormo dormo, e quando non dormo le lenzuola le stropiccio. Basta, chiusa. Sì, perché ci salto con sole, no? Saltiamo sul letto. Basta, tutti gli altri programmi, anche dell'altra asciugatrice, non li ho mai utilizzati. Io in asciugatrice asciugo solamente il cotone, tutto il resto lo asciugo sullo stendino. Però i capi di cotone sono quelli che utilizziamo maggiormente nel nostro guardaroba, per cui non c'è problema alcuno. Però potevamo programmarla a dire parti fra 1, 2, 3, 4, 5 ore. Questa in realtà le puoi dire finisci fra, che so, 5, 10, 6 ore, quello che è. Solo che lei calcola questo finisci fra a seconda del programma, ipotesi. Se tu metti cotone extra asciutto, lei parte per finire fra, ipotesi, 6 ore. E il programma ci vuole 4 ore e 11, quindi parte fra più o meno 2 ore. In realtà volendoci molto meno tempo nell'asciugatura, poi una volta che è partita, questa cosa della partenza posticipata non funziona molto bene, per cui se devo fare una critica è quella. Però dopo tutto io sono a casa e riesco comunque a gestire le lavatrici, nel senso ne faccio una e faccio partire l'altra ed è tutto una cosa conseguente. E la cosa fondamentale dell'asciugatrice è essere presenti quando finisce, perché la tirate subito fuori, stendete un attimo i panni con la mano e non li dovete stirare. Cioè io non stiro letteralmente più da quando ho questa o l'altra, alla fine non cambia molto nella resa dell'asciugatura, anzi facendo cotone extra asciutto, che è quello che preferisco io, viene tutto asciugato benissimo, per cui non ho trovato nessun problema di questo genere. Non ho notato che stropicci di più o di meno rispetto all'altra asciugatrice. Non abbiamo notato di nuovo aumenti nella bolletta, se non forse appunto che diminuzioni, proprio perché ci mette molto meno tempo ed è di classe A rispetto alla precedente, che non so se fosse B o C. Unica piccola delusione è proprio il fatto che l'altra si sia rotta proprio dopo 5 anni, quando doveva essere un ottimo marchio, il che mi mette sull'allerta, perché in tanti che avete l'asciugatrice mi avete detto che le asciugatrici sono impostate per avere una vita breve.
e questo mi dispiacerebbe veramente tanto pensarlo o crederlo, perché veramente questi elettrodomestici a, non so come si dica, so che c'è un termine, usura programmata, qualcosa del genere, non me ne intendo, ti conducono veramente a essere costretto a cambiare veramente i prodotti senza neanche avere la possibilità di aggiustarli. Letteralmente, io adesso non ricordo precisamente le cifre, ma questa dobbiamo averla pagata sui 3,80 circa, scontata, sottolineo, perché altrimenti costava tipo il doppio. E aggiustare l'altra, cambiare la scheda, non ci saremmo mai fidati a far sistemare la scheda perché non ti davano minimamente garanzia, ma l'altra a far aggiustare la scheda costava tipo 4,20, per cui veramente assurdo, 420 euro per cambiare la scheda di un'asciugatrice che costa meno, ok? Tra l'altro usurata di 5 anni, tra l'altro la cui garanzia era scaduta 2-3 mesi prima. Assurdo, questo veramente mi fa mi dà una grande delusione. Ho grandi speranze per questa, perché non mi hanno detto grandi cose di questa. Non mi hanno detto è un'ottima asciugatrice, abbiamo preso quella che costava meno, letteralmente avevamo intenzione di spenderci letteralmente il meno possibile perché eravamo rimasti molto delusi dalla precedente, e per cui non avendoci investito molti soldi né emozioni, magari durerà tanto, chissà. Speriamo. Fatemi sapere se voi avete delle asciugatrici che magari vi sono durate più di 5 anni. Lo spero veramente, perché il che diversamente mi rattristerebbe molto. Spero possa esservi utile questa mia recensione. Alla fine non era una recensione, erano delle riflessioni che ho fatto insieme a voi. Per cui io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!